Buon pomeriggio e bentrovati con questo appuntamento della nostra informazione. Oggi, martedì 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno 2013. La Guardia di Finanza ha sequestrato nel Cosentino circa 2,5 tonnellate di botti illegali. Il sequestro è avvenuto in 7 distinte operazioni. Il servizio. Procede a ritmo serrato l'attività di contrasto al commercio di materiale esplodente della Guardia di Finanza. Poche ore dallo scoccare della mezzanotte, le fiamme gialle hanno proceduto ad un maxi sequestro nel Cosentino in 7 distinte operazioni. I finanzieri del gruppo di Sibari, della compagnia di Rossano, della tenenza di Corigliano Calabro e quella di Scalea hanno sequestrato circa 2,5 tonnellate di materiale pirico illegalmente detenuto. Il primo sequestro è stato effettuato a Corigliano Calabro, dove nel corso di un servizio finalizzato al controllo economico del territorio è stato fermato un furgone al cui interno erano custoditi 960 kg di artifici pirotecnici di quarta e quinta categoria per un totale di 18.772 pezzi. I fuochi di cui il proprietario si era appena approvvigionato nel napoletano sono stati posti sotto sequestro e il trasportatore segnalato alla Procura della Repubblica di Castrovillari. Un secondo intervento è stato effettuato in località Crosia, frazione di Mirto, dove i finanzieri della compagnia di Rossano hanno intercettato un autoveicolo il cui conducente non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione relativamente al carico trasportato. Le successive operazioni di perquisizione hanno consentito di rinvenire e successivamente sequestrare 186 kg di botti appartenenti alla seconda categoria, pari a 108 pezzi e 2.604 bocche di fuoco. Il conducente è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Castrovillari. Nel terzo intervento, a cadere nelle maglie dei finanzieri di Rossano a Corigliano Calabro, il conducente di un automezzo che ha attirato l'attenzione dei militari per avere il vano posteriore talmente appesantito da toccare quasi la sede stradale. All'alto dei finanzieri, alla successiva richiesta di giustificare il carico, il conducente residente nella cittadina ionica non ha saputo dare spiegazioni circa il trasporto di 480 kg di materiale pirico di quarta e quinta categoria. Anche nei suoi confronti è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Castrovillari. Nel quarto intervento, i finanzieri della tenenza di Corigliano Calabro hanno sottoposto a controllo lungo la statale 106 un veicolo di tipo Fiat Ducato condotto da una donna residente nella cittadina ionica. Anche in questo caso il mezzo è risultato trasportare 80 pezzi per un totale di 376 kg di fuochi pirici di fabbricazione cinese appartenenti alla quinta categoria che sono stati sequestrati e la donna segnalata alla Procura della Repubblica di Castrovillari. Ancora i finanzieri della compagnia di Rossano nel corso di 2 interventi nel comune rossanese hanno intercettato 2 autoveicoli stipati di artifici pirotecnici. Sul primo sono stati rinvenuti 195 kg di materiale esplodente di prima, seconda, terza, quarta e quinta categoria pari a 1.193 pezzi e 3.210 bocche di fuoco. Sul secondo 109 kg di botti di prima, quarta e quinta categoria pari a 1.068 pezzi e 1.608 bocche di fuoco. Entrambi i conducenti residenti nella cittadina bizantina sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Castrovillari ed infine sulla costa tirrenica i finanzieri della tenenza di Scalea hanno rinvenuto e sequestrato all'esito di una pregressa attività info-investigativa nel comune di Buonvicino, in un appartamento in fase di costruzione, 100 kg circa di fuochi d'artificio, alcuni dei quali di fabbricazione artigianale, nonché diversi mortai utilizzati per l'innesco. Il proprietario dell'appartamento è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Paola. Il tradizionale incontro di fine anno con il sindaco di Crotone Peppino Vallone si è tenuto nella mattinata di ieri presso la sala consiliare del comune. Sindaco, una conferenza stampa annuale, quella che questa mattina si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Crotone per tirare un po' le somme di quest'anno 2013, gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. Beh, io credo che l'anno 2013 lo abbiamo definito già tutti i sindaci italiani come anno horribilis, credo che è in assoluto dal punto di vista finanziario, mi riferisco, e delle certezze che hanno avuto i comuni italiani, l'anno peggiore dal dopoguerra ad oggi. Questo non lo dice il sindaco di Crotone, ma lo dicono tutti i sindaci italiani all'unisono, proprio perché è stata una caratterizzazione negativa di attenzione nei confronti dei sindaci italiani e dei comuni italiani da parte del governo nazionale. La sola circostanza che sono stati approvati i bilanci preventivi del 2013 a novembre o addirittura a dicembre 2013 la dice lunga sulla impossibilità, diciamo, di poter amministrare in via preventiva i comuni che i sindaci rappresentano.
Rispetto a questo, diciamo, la caratterizzazione è stata una ulteriore riduzione di risorse a favore del Comune di Crotone e dei comuni italiani, che naturalmente ha reso più difficile la possibilità di chiudere in maniera organica un bilancio. Nonostante questo, naturalmente ci siamo riusciti, nonostante la tegola che ci è piovuta sempre nel 2013 di un contenzioso vecchissimo, di ultra trentennale, che siamo stati costretti a definire nel 2013 per un importo anche molto consistente per l'entità del bilancio di Crotone. Quindi questa amministrazione avrebbe potuto fare qualcosa di più, il sindaco in prima persona avrebbe potuto fare di più per Crotone e per i crotonesi? Ma io ritengo che si può fare sempre di più, non è mai sufficiente quello che si fa in momenti di difficoltà come questi. È evidente che questo è un dato che è obiettivamente così. Avrei certamente potuto fare molto di più rispetto a quello che ho fatto. Le difficoltà che abbiamo avuto non erano poche, non sono poche. Abbiamo una regione Calabria che è nelle difficoltà che conosciamo tutti. Noi dalla regione Calabria accreditiamo risorse molto consistenti che non ci vengono erogate per le difficoltà che ci sono all'interno delle regioni italiane. Abbiamo risorse molto consistenti che accreditiamo dal governo nazionale e non ci vengono erogate per le difficoltà che ci sono all'interno del governo nazionale. È evidente che all'interno di un clima di diffusa criticità e di diffusa crisi diventa veramente difficile per comuni come il nostro, che vivono nel sud, all'interno del sud, sud del sud, diventa veramente difficile amministrare e portare a casa risultati che possono costituire, diciamo, momenti di soddisfazione complessivi. Io ritengo che il 2014 possa essere l'anno di svolta, me lo auguro veramente, lo auguro nell'interesse dei cittadini crotonesi, che ne hanno veramente, diciamo, non bisogno, ma ne hanno l'esigenza piena e il diritto anche che questo si verifichi. Le demolizioni nel 2014 della area da bonificare saranno completate, non avremo più alibi né il governo nazionale, né il governo regionale, né quello provinciale, né quello comunale per differire ulteriormente quella che dovrà essere la bonifica, ma soprattutto per mettere in campo, diciamo, un'idea di riutilizzazione di quell'area nell'interesse complessivo della città. Anche il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ha incontrato i giornalisti per il consueto bilancio di fine anno. La conferenza stampa si è svolta nel salone di rappresentanza del comune di Cosenza. Ha fatto il punto di 2 anni e mezzo di amministrazione il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, consueto incontro con la stampa nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzzi, dove il primo cittadino ha risposto alle domande dei giornalisti. Dalla sua adesione assieme al fratello Roberto al partito di Berlusconi, all'affare rifiuti e cantieri aperti di Piazza Bilotti, fino alle idee per il nuovo anno. Unico il leitmotiv, tirando le somme per dirla in soldoni, quella del sindaco, rispondendo agli appunti della stampa circa i pareri contrari rispetto a molte sue scelte apparse impopolari, come l'isola ecologica di Donnice, il malcontento dei donnicesi, il restyling di Piazza Bilotti con lo stop ai lavori, con conseguente paralisi dell'economia della zona e traffico in tilt. Serafica la risposta di Occhiuto, che si è detto consapevole che le polemiche fanno parte del gioco, secondo la regola che solo chi non opera non sbaglia. Nessun rimpianto e nessun ripensamento per il sindaco, che si è detto soddisfatto del lavoro svolto sino a questo momento. È un bilancio che noi riteniamo positivo per tutte le attività che abbiamo messo in campo. Sono attività che riguardano tutti i servizi pubblici che erano fermi da tanti anni. Abbiamo messo mano alla rete idrica, per esempio, che i lavori non si facevano da più di 40 anni. Adesso la rete di efficientamento dell'illuminazione pubblica, tutti i corpi illuminanti saranno sostituiti con lampade a LED, sarà fatto il cablaggio, sostituiremo tutti gli apparecchi semaforici. I lavori sono già in corso. Abbiamo lavorato molto sul sistema di trasporto pubblico e sulla mobilità, creando le circolari veloci, le corsie preferenziali. Stiamo lavorando moltissimo sul sistema di raccolta differenziata porta a porta, su tutto il ciclo dei rifiuti, che è un problema serio in tutto il sud Italia. Noi già in poco tempo abbiamo
raggiunto il 40% di raccolta differenziata, senza ancora coprire con il servizio tutta la città. Credo che, diciamo, nel giro di un anno questo servizio migliorerà e saremo una delle città del sud che ha una raccolta in percentuale più alta e di qualità. Buoni propositi dunque per il nuovo anno da parte del primo cittadino, che ha formulato gli auguri ai cosentini. Vorrei fare gli auguri a tutti i calabresi, a tutti quelli che si recheranno nella nostra città durante questo giorno di fine anno, per iniziare il nuovo anno, e ai cosentini, perché possano in qualche modo trovare nel nuovo anno un anno pieno di nuova possibilità, le cose che fanno nella loro volontà, un anno che sia, insomma, pieno anche di bellezza e di ricchezza per le cose, diciamo, per le cose non materiali, ma per le cose soprattutto, diciamo, per le buone intenzioni e per la capacità di tramutare queste buone intenzioni in attività reali e concrete. Di Crotone, ultima provincia d'Italia per qualità della vita, ma anche del 2013 che si sta ormai concludendo, abbiamo parlato con Pino De Tursi, segretario provinciale della CISL. Partiamo subito da un sondaggio che ci consegna un dato molto triste, molto preoccupante. Parliamo di Crotone e della qualità della vita. Crotone è risultato ultimo per qualità della vita, ma in tutti i settori, partendo dall'ambiente per finire al lavoro. Una cosa che, insomma, preoccupa. Ma è l'ennesimo risultato delle nostre condizioni di vita che vengono certificate in questo caso dallo studio della Sapienza di Roma, dove ci colloca all'ultimo posto per qualità della vita, nonostante che su 103 province 59 abbiano avuto un miglioramento rispetto all'anno precedente. Crotone purtroppo ha regredito ancora di più rispetto a quello che erano la qualità della vita, non solo in termini ambientali, ma anche come servizi scolastici, come trasporti, come un po' tutto quello che sono le condizioni e i parametri che fanno individuare un'area, diciamo, la qualità della vita di un'area. Beh, penso che sia sostanzialmente l'ennesimo risultato che ci deve far riflettere tantissimo e che secondo me non è un fatto che viene così da sé. Ci sono sicuramente delle responsabilità che vanno collocate nell'ambito di quello che è sicuramente la condizione di difficoltà che vive il Paese, ma noi più di altri soffriamo endemicamente una situazione che viene da lontano e che comunque non si intravede la capacità di una classe dirigente in senso lato che sappia controvertire la situazione che abbiamo in atto. È preoccupante, ci deve far riflettere a tutti, ognuno di noi ha delle responsabilità su questa cosa. Soffermiamoci in sintesi su quello che è stato il 2013 lavorativamente parlando, parliamo di occupazione e che cosa soprattutto ci aspetta nel 2014. Ma anche questo è uno dei parametri che non ha contribuito alla qualità della vita. Noi abbiamo una situazione occupazionale che viene da lontano sicuramente, con indici di disoccupazione molto alti rispetto alla media nazionale ed europea, in questi anni ulteriormente aggravati dalla situazione di difficoltà. Sono aumentati i cassi integrati di mobilità in deroga, chiudono sempre di più le attività, la ripresa non inizia nel nostro paese e qui da noi in modo particolare. Noi pensavamo, speravamo che questa legge di stabilità potesse dare una svolta reale al nostro paese e quindi anche alle nostre aree territoriali. Così non è stato, c'è qualche timido segnale di ripresa, sicuramente purtroppo non qui da noi. E dovremmo guardare con grande attenzione anche questo dato, che è il dato fondamentale, perché dove non c'è lavoro non c'è occupazione ovviamente e quindi non ci sono consumi, non c'è una crescita economica del territorio. Ma io penso alla fine che sostanzialmente si abbia bisogno di un progetto condiviso all'interno di questa realtà, partendo dalle specificità che ha questo territorio, perché se pensiamo che il tutto possa avvenire perché il governo possa emanare una normativa, una legge per salvaguardare queste cose, ce lo dobbiamo dimenticare. C'è la necessità invece di capire se siamo in grado come classe dirigente di saper utilizzare al meglio le opportunità che offre questo territorio in un momento di grande difficoltà, certamente, ma è l'unica strada che io intravedo. L'augurio è che sostanzialmente si possa vedere qualcosa sulla scia di quello che il Paese potrebbe riprendersi. Ovviamente è difficile, non è scontato,
È ovvio che se la politica continua ad essere parolaia e meno concreta, ovviamente anche da noi i problemi diventano ancora più drammatici. È una vera e propria cultura e tradizione quella legata all'arte presepiale ad Amantea. Tanti presepi allestiti nelle parrocchie, curati nei minimi particolari. Sentiamo i dettagli nel nostro servizio. È una tradizione ricca e molto sentita quella presepiale ad Amantea, una vera e propria arte riuscita a portare il nome della cittadina del Tirreno non solo oltre provincia ma anche oltre regione. Ad incominciare dall'antica passione del presepista Peppino Curcio, noto nel territorio non solo per essere l'autore di uno dei presepi più suggestivi visitabili ad Amantea. La cura nel minimo dettaglio, originalità e soprattutto un'arte manifatturiera che ne fa del presepe una produzione preziosa hanno concorso a rendere la riproduzione della natività frutto del genio creativo di Curcio fra le più apprezzate in Calabria, grazie anche all'elemento innovativo e sui generis della rappresentazione del percorso di vita di Gesù dalla nascita al battesimo. Voglio ringraziare a nome innanzitutto del sindaco Michele Vadacchino, ma poi anche da parte di tutta l'amministrazione comunale, proprio l'opera e la passione che il maestro Curcio impiega nel realizzare questa appunto opera artistica. Ci riempie d'orgoglio perché il maestro Curcio, con grande abnegazione, grande lavoro, frutto appunto di sacrifici fatti nel corso degli ultimi, se non vado errato, 25 anni, contribuisce a diffondere positivamente il nome della nostra città in tutta la Calabria e non solo. Ma Amantea non conta solo il presepe di Curcio, di grande bellezza pilla anche quelli della Chiesa del Carmine, della Chiesa Matrice, opera della buona volontà dei fedeli, e del convento di San Bernardino, figlio della mano esperta di padre Lorenzo Bergamin. Una peculiarità dunque del territorio amanteano, divenuta uno fra i più importanti tratti distintivi del comune tirrenico. Come ogni anno ad Amantea si rinnova la tradizione dei presepi. Una tradizione che vede impegnati i giovani e i meno giovani, quindi è una passione che ogni anno si ripete e che vede delle vere e proprie opere d'arte che i cittadini di Amantea realizzano sia per mostrare alla cittadinanza e sia vengono preparate all'interno di ogni famiglia. E diciamo che come prospettiva che la maggior parte dei presepi hanno è quella di mettere il centro storico, un centro storico che ha delle bellezze fondamentali, che è riuscita a mantenere diciamo la sua storia e che rende orgogliosi tutti i cittadini di Amantea. Lanciato ieri un appello dal comune di Crotone contro i botti di fine anno. Zero incidenti, 1-0 di cui essere orgogliosi, e questo è il messaggio dell'amministrazione Vallone ai crotonesi. Sentiamo. Il comune ha lanciato l'appello no ai botti di fine anno. Vorremmo beccarci 1-0 in pagella, questa volta sarebbe lo zero più bello della nostra vita. Quello di chiudere un anno comunque difficile, non solo per la città ma per una condizione generale del paese, chiuderlo con 1-0 che significa zero feriti a causa dei botti di Capodanno. Sappiamo che è un anno che tante famiglie stiamo aspettando che si chiuda nella speranza di voltare pagina, di aprire il libro del 2014 con tante prospettive positive per la città e non solo. E vorremmo farlo chiudendo però in bellezza il 2013, festeggiando e salutandolo in maniera più sobria rispetto agli altri anni, facendo in modo che i nostri ragazzi, che sono di solito quelli che in maniera più euforica festeggiano l'arrivo del nuovo anno, lo facessero con colore, con il famoso tappo dello spumante, con i coriandoli e con le stelle filanti, ma possibilmente non con botti che possano danneggiarli in qualche modo. Qual è l'auspicio dell'assessore Giugata per il 2014? Io mi auguro di lavorare come ho lavorato nel 2013 e raccogliere qualche frutto in più. È vero che l'ho fatto con delle risorse risicate quest'anno, però devo dire il vero, io qualche soddisfazione me la sono tolta. Credo di aver smosso qualcosina nel campo culturale, anche organizzando una settimana della cultura che era insperata visto le risorse che mancavano, ma tante soddisfazioni me le sono tolte soprattutto nel campo turistico, lavorando alacremente per quella stagione estiva che ho voluto a tutti i costi dedicare
dedicare ai servizi e poi in seguito alla promozione della città. E mi auguro di poterlo rifare quest'anno implementando quei servizi che già sono stati attivati lo scorso anno, quindi rendendoli disponibili per la città e per i visitatori soprattutto durante tutto l'arco della stagione estiva e non solo per il ritaglio agostano. L'Associazione Nazionale dei Carabinieri di Lamezia Terme ha fatto visita al reparto di pediatria del nosocomio cittadino. Il servizio. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. Again and again once, the old and the young. Da sempre vicino al prossimo, l'Associazione Nazionale dei Carabinieri di Lamezia Terme, anche questa volta, ha voluto mantenere fede al proprio credo, visitando i bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell'ospedale, regalando così un momento di gioia ai piccoli pazienti, coccolati più che curati dal personale medico e infermieristico del nosocomio lametino. La visita degli ex carabinieri è stata non soltanto suggestiva nella forma, ma anche nelle modalità in cui essa si è svolta. I militari in congedo, infatti, si sono presentati in un'insolita veste natalizia, regalando dolciumi e panettoni, ma soprattutto offrendo auguri di speranza per una pronta guarigione. I bambini ricoverati hanno accolto con gioia l'arrivo degli ex carabinieri, salutando con mille sorrisi il presidente dell'associazione, il luogotenente Raffaele Ferrise, che, insieme al vicepresidente, il luogotenente Gianfranco Ferraro, è stato accompagnato da un simpatico Babbo Natale. La rappresentanza dell'associazione ha ringraziato tutto il personale medico e paramedico per il lavoro che svolgono quotidianamente, con amore, entusiasmo e professionalità, augurando a tutti i migliori auguri di buone feste. L'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo della Lamezia Terme, che mi onoro di presiedere, ha scelto di condividere le feste di Natale con chi vive un disagio o con un ente inserito nel contesto sociale della Lamezia Terme. Per questo abbiamo scelto i bambini ricoverati presso la pediatria dell'ospedale della Lamezia Terme. L'abbiamo voluto incontrare per augurare loro una pronta guarigione e per ringraziare tutto il personale medico e paramedico per l'opera costantemente che svolge e che si interessa delle loro cure. Siamo molto lieti di ospitare l'Associazione Italiana Carabinieri, abbiamo accolto la loro proposta di allietare questi nostri bambini perché ci sembra che questi sono momenti in cui le associazioni devono essere vicine alle istituzioni, quindi alla nostra sanità, e quindi noi siamo sempre aperti a queste manifestazioni che salutiamo con affetto e con molta simpatia. Come sempre, ogni anno il primo gennaio c'è il tuffo di Capodanno. Ne abbiamo parlato con Enzo Colosimo, organizzatore del tradizionale e tanto atteso tuffo di Capodanno a Crotone, giunto alla sua 15ª edizione. Ormai è diventato un appuntamento abituale, tradizionale, simpaticissimo e anche molto atteso, quello del tuffo di Capodanno e nello specifico di Crotone, è giunto alla sua 15ª edizione. 1999, era lo scorso millennio, diciamo che è partita questa iniziativa, ci siamo inventati questa cosa con gli amici nuotatori, con i vecchi nuotatori della Arenantes Auditore insieme a Marcello Praticò. Ha preso piede e adesso è un appuntamento dove davvero non ci si può mancare. C'è tanta energia, c'è tanta spontaneità, tantissima gente viene lì sulla Lega Navale a scambiarsi gli auguri, a stappare forse quello che è rimasto ancora da stappare, però è davvero una cosa molto simpatica.
Un modo insolito, un modo diverso per farsi gli auguri. Sono tanti i crotonesi che vengono sul lungomare per guardarvi, ma sono anche tanti i partecipanti che si tuffano. L'anno scorso erano 109. Sì, pensa, abbiamo superato le 100 persone che si sono tuffate. Persone che poi abbiamo dei tuffatori davvero molto diversi fra di loro, tantissimi stranieri. L'anno scorso abbiamo premiato chi si è tuffato, chi aveva la residenza più lontana. C'era un inglese, c'era un cittadino di Londra. Premiamo i tuffatori più esperti, premiamo i tuffatori più giovani. Ma comunque, fra le altre cose, quest'anno abbiamo una sorta di gemellaggio con Catanzaro Lido, Reggio Calabria e Ciro Marina, perché a mezzogiorno e un secondo saremo quindi a questo punto centinaia di calabresi e non che insomma ci bagneremo nelle acque dello Ionio e del Tirreno. Ma per tuffarsi il primo di gennaio ci vuole un fisico bestiale e che cos'altro? Ma il fisico bestiale glielo lasciamo a Luca Carboni, insomma è un inno navigato. Ci vuole forse uno stile sano di vita, perché è partita con i nuotatori, si è allargata ai velisti dei due circoli. Fra le altre cose ringrazio gli amici della Lega Navale che mettono a disposizione gli spogliatoi, si è allargata ai pallavolisti, ma si è allargata a gente comune, gente che cammina durante l'inverno e durante l'estate, gente che fa footing, gente che ci tiene al proprio corpo. Fare altre cose, insomma stare immersi in acqua 2 o 3 minuti ancora si può, le temperature sono rigide però ancora si può. Siamo incuriositi da questa maglia. Questa maglia la daremo a tutti soltanto ai tuffatori. Ne abbiamo fatte più di 109 per superstizione, perché vogliamo sicuramente avere più tuffatori delle altre città che ho nominato prima, però insomma dobbiamo sicuramente essere più di 109. Una piccola parentesi, volevo ringraziare l'assessore allo sport Claudio Molè, perché sta collaborando fattivamente alla riuscita di questa cosa che vi garantisco è cresciuta tantissimo come spettatori, come aspettative, come iniziativa spontanea, completamente gratuita. È una cosa di Crotone, dei cittadini di Crotone. In bocca al lupo e buon anno. Crepi e buon anno a tutti. Il telegiornale di RT termina qui, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento alle 17. Invece vi ricordo che l'edizione delle 20:30 quest'oggi andrà in anticipo, in onda alle 20, poiché manderemo in diretta il messaggio d'auguri di fine anno del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Grazie per averci seguito, adesso lo sport, arrivederci. Amarezza, rammarico, un pizzico di delusione dettata solo ed esclusivamente dal risultato negativo, ma per il resto tanta fiducia e soddisfazione per come si è svolto tutto il girone d'andata, compresa la gara contro il Palermo che ci ha consegnato una squadra, qualora ce ne fosse bisogno sottolineare, ricca di temperamento, Maidoma è per niente inferiore al meglio attrezzato e più blasonato avversario, se non solo dal punto di vista fisico. Una curiosità che, oltre a non cambiare assolutamente l'esito della classifica, non modifica le caratteristiche di questa formazione, è che il Crotone è partito male con 2 sconfitte consecutive ed ha finito peggio con altrettante sconfitte consecutive. È come se le partenze e i finali non siano congeniali ai rossoblù. Forse con un pizzico di concentrazione in più avremmo potuto ottenere qualcosa di più importante, ma tutto sommato è giusto che sia andato così. Il Palermo alla fine vincerà il campionato e la prova dei rossoblù contro il rosanero non può essere che di buon auspicio per un girone di ritorno da vivere intensamente e da protagonisti. Il Crotone sta disputando un campionato eccezionale, 32 punti sono veramente tantissimi. Secondo te la differenza dove sta anche rispetto a quello che sta facendo il Palermo? No, beh, chiaramente loro sono una squadra costruita totalmente per fare un altro campionato rispetto al nostro. Loro hanno costruito una squadra dove gran parte dei giocatori sono quelli che erano in Serie A l'anno scorso, quindi hanno una squadra per vincere il campionato. Noi ogni anno cambiamo tantissimi giocatori, tutti giovani, siamo una squadra, penso la più giovane addirittura. Ma siamo stati all'altezza del Palermo, però. Chiaramente siamo dei giovani, ma abbiamo dei giovani molto capaci e lo stanno dimostrando ogni giornata. Chiaramente anche oggi contro un Palermo che è una squadra costruita per vincere, ce la siamo giocata fino all'ultimo minuto. Se noi elogiamo il Palermo per quello che sta facendo, primo posto in classifica, ormai si è concluso il girone di andata, ci siamo incontrate tutte. Cosa ne pensi di questo Crotone? Può puntare a qualcosina di importante?
Sì, sa che è stata la rivelazione di questo campionato. Oggi ci hanno messo molto in difficoltà, hanno una grande squadra e i tifosi sono sinceramente sensazionali, perché dopo che hanno fatto il gol hanno pensato pure loro, quindi penso che una grande squadra può fare il motore. Grazie. Io c'ho una domanda in prospettiva futura, Palermo? Il futuro è a Palermo, penso soltanto questa maglia e cercare. Non tanto per quest'anno, anche in... No, perché ci sono diverse squadre, no? Sì, poi si vedrà. Sinceramente il mio obiettivo è tornare in Serie A e giocare con, come l'ho detto una volta, giocare con questi stessi compagni, lo stesso mister, giocare in Serie A, perché penso che ce lo meritiamo. La vittoria contro la Regina salva la panchina di Toscano. La società umbra avrebbe deciso di dare ancora fiducia all'allenatore spesso in bilico a causa di una stagione fin qui non certo esaltante. Quanto è importante però la vittoria di oggi? È fondamentale, non è importante finire un girone d'andata con mille difficoltà e finire con una vittoria che oggi è uno scontro diretto. Bisogna ripartire da questa vittoria. Secondo me è necessario ricompattare tutto, perché anche il malumore dopo la sconfitta è una cosa che non è bella, soprattutto per tutti. Bisogna ricompattare tutto, ripeto, con un po' di tolleranza in più, disponibilità in più, per ripartire e fare un girone di ritorno migliore del girone di andata. La Regina ci è parsa probabilmente la peggiore squadra che abbiamo visto alle Liberati. La Ternana nel primo tempo non c'è, è la peggiore dal punto di vista qualitativo, ma magari non si è espressa a grandi livelli anche per la situazione che vive anche la Regina. Non è facile. Una squadra che faceva fatica proprio a giocare. Sì, faceva fatica, perché è normale quando c'è questa situazione precaria di classifica non essere sereni, vengono meno le tue certezze, non è facile. Dall'altra parte, nel primo tempo, almeno buona parte del primo tempo, ho visto anche una Ternana, ma ha dato questa sensazione impaurita. Sì, ma per la situazione, per l'avversario che incontri, perché giocando a specchio devi venire via con duelli individuali, a volte siamo riusciti, abbiamo creato i presupposti per andare in vantaggio, a volte non ci sei riuscito e facciamo fatica a perforare la retroguardia Regina. Sono tante cose, l'ambiente, la situazione, tante cose, però alla fine questi ragazzi hanno portato a casa un'altra vittoria. Sembra essere positivo il bilancio risultato dalla riunione di ieri pomeriggio al CONI tra società del Cosenza Calcio, amministratori provinciali e comunali ed una delegazione di ultras riguardo ai progetti per il centenario. Dopo uno scambio di opinioni tra le parti, il presidente Eugenio Guarascio, senza mezzi termini ed in maniera schietta, ha chiesto ai due enti rappresentati dagli assessori Carmine Manna per il comune e Pietro Lecce per la provincia un aiuto economico per far sì che il 24 febbraio 2014 la città di Cosenza possa festeggiare degnamente questi 100 anni di storia calcistica. Da parte degli assessori la disponibilità è sembrata massima, ma bisognerà presentare i progetti per poter far seguire alle parole i fatti. Dall'altro canto, gli ultras, per non correre i rischi, cammineranno per fatti loro insieme alle associazioni nate proprio in vista dell'evento. Il presidente non ha soldi da investire per il 24 febbraio e dunque ha chiamato in causa provincia e comune per farsi dare un supporto serio. Dobbiamo tentare di fare una sintesi per essere i più concreti possibili, perché il centenario sta per arrivare. Chiaramente abbiamo fatto una serie di incontri, i buoni propositi ci sono, la società Cosenza Calcio chiaramente ne ha tantissimi, però come tutte le cose per poter camminare c'è bisogno delle gambe, e le gambe praticamente significano risorse e significano anche impegni puntuali proprio per poter organizzare, per poter dare le risposte dovute. Per quanto riguarda gli ultras, unici a non chiedere soldi, anche loro hanno espresso le loro idee e i loro progetti. Noi quello che chiediamo, ovviamente non è una novità, è che la curva praticamente venga un attimino ridotta, perché così mi collega al discorso di Totolino. Il nostro futuro sono i ragazzi, dobbiamo far innamorare i ragazzi,
riaccendere la passione verso le persone che non sono più venute o che non vengono, avere lo zoccolo duro della provincia, e con questo col presidente, l'amministratore delegato, ci siamo resi promotori di andare anche nella provincia a cercare un attimino di svegliare la situazione. Abbiamo dato la nostra disponibilità per cercare, insomma, un attimino di smuovere le acque. Insomma, come dicevamo inizialmente, il bilancio è positivo. Toccherà alla società presentare per tempo i progetti da mettere in atto in modo da avere il supporto economico dei due massimi enti della città. Non poteva mancare anche il riferimento alla squadra, che in questo periodo sarà protagonista, visto che dal 3 gennaio si aprirà il mercato. Su Calderini Guarascio è stato chiaro: per noi resta. Se poi il calciatore vorrà avvicinarsi a casa sarà un problema suo. L'intelaiatura non sarà smantellata, al contrario, si penserà a puntellarla con innesti intelligenti.